Cerignola porta via i tre punti da Agropoli senza faticare più di tanto, meritatamente dobbiamo dire. Nel corso del primo tempo il risultato di 0-0 sembrava anche giusto, perché le due squadre si sono fronteggiate, benché la formazione ospite avesse sicuramente una rosa migliore e ben strutturata. Nel secondo tempo subito in vantaggio gli ospiti con un gol del numero 5 Longhi, ha poi trovato quasi il pareggio l'Agropoli con Sollazzo, ma il Cerignola ha perso un giocatore al 18esimo per espulsione e l'Agropoli fino al 93esimo mai è riuscita ad essere pericolosa, allorquando Camarà ha fatto dunque un'azione importante ma non è riuscito a segnare. Poi il resto l'ha fatto il tecnico, l'allenatore, che di fronte ad una situazione diciamo obbligata all'inizio della partita con la formazione si è dunque impaperato con le sostituzioni e non ci ha capito più niente. Il Cerignola porta via forse meritatamente i tre punti dal Guariglia e soprattutto manda l'Agropoli nella zona bassissima della classifica.